ben connesso. È un esempio celeberrimo indicato nei discorsi dell'arte poetica, è notissimo ed è stato citato questa mattina da Eva Vick e poi prima ancora da Rosanna Arquessa. Bisogna progettare un piccolo mondo, cioè un microcosmo unico, in cui però accadono, lo sappiamo, cose diverse, fatti diversi. La similitudine lega insieme, la similitudine del piccolo mondo, lega insieme i dettagli, le parti e la tela generale, di cui questi dettagli sono parte. Secondo il progetto di Tasso, non si può sottrarre neppure un filo da questa tela senza danneggiare e sfigurare l'opera intera. Alfonso Paolella questa mattina ricordava il caso di Olindo e Sofronia, che appunto è uno dei casi più complicati nella logica complessa e unitaria a cui Tasso si ispira e che cerca di mettere in pratica nel suo testo. Il progetto di Tasso, dunque, mira a ottenere una compattezza tale che ogni avvenimento sia indispensabile all'intelligenza generale e ogni avvenimento contribuisca a restituire una linea del disegno totale. L'insuccesso di Trissino contro il successo di Ariosto sollecita a trovare soluzioni originali che fissino la forma di un poema che sia adeguato all'orizzonte di attesa dei lettori e all'orizzonte dei tempi, ma che sia anche contemporaneamente legittimato da modelli antichi, classici. L'unità, lo sappiamo, per Tasso è un principio estetico rispettato in ogni arte. Non si deve perciò ritenere che tale principio non valga per quelli che lui chiama i moderni romanzatori. Non ci sono motivi per pensare a un romanzo, appunto, al grande esempio del Furioso, come una forma con leggi che sono diverse dall'epica classica. Né si può ritenere che uno stile si addica a un tipo di poema e un altro a un poema della stessa classe, della stessa area. La formula a cui pensa Tasso prevede dunque una miscela di leggi classiche e di abitudini moderne. Dagli antichi si prenderà la saldezza della favola, dai moderni la piacevolezza delle avventure e delle cavallerie, la vaghezza di invenzioni che le rende amate ai lettori e insieme però bisognerà prendere il decoro dei costumi. Questo vedremo, è un punto particolarmente importante. Il diletto, il piacere, è un mezzo necessario alla poesia, indispensabile perché, lo sappiamo, là corre il mondo ove più versi di sue dolcezze il lusinghier Parnaso, e che il vero, condito in molli versi, i più schiavi allettando ha persuaso. Sono versi celeberrimi, notissimi, che stanno appunto sul vestibolo stesso del poema. L'incanto che il diletto garantisce si ottiene precisamente con il ricorso alla varietà e con il ricorso al meraviglioso, che è l'eredità inalienabile del Furioso, interpretato però questo meraviglioso, come sappiamo, in chiave cristiana e in chiave razionalista. Per questa via, Tasso giunge a una definizione della favola del poema e indica precisamente quale morfologia questo poema debba avere. La definizione è importante e la leggo per intero. Tasso parla di favola composta. Composta, si dice, ancora che non abbia riconoscimento o mutazione di fortuna, quando ella, la favola, contenga in sé cose di diversa natura, cioè guerre, amore, incanti e avventure, avvenimenti or felici or infelici, che or portano seco terrore e misericordia, or vaghezza e giocondità. E da questa diversità di nature, ella mista ne risulta, ma questa mistione è molto diversa dalla prima e si può trovare in quelle favole ancora che sono semplici, cioè che non hanno né mutazione né riconoscimento. Mutazione è una parola particolarmente significativa sulla quale ritorneremo subito.
L'altra questione capitale nell'articolazione del poema epico, secondo questa linea che è stata appena richiamata, riguarda il decoro, la questione del decoro. Secondo Giraldi Cinzio, la categoria di decoro si può racchiudere in questa definizione: quello che conviene ai luoghi, ai tempi, alle persone. Il decoro non essere altro che la grazia e il convenevole delle cose. Ora, precisamente sulla base, in accordo con questo principio, Tasso può, come dire, riconoscere, fissare l'epoca in cui si può ambientare un poema epico. Non può essere un poema troppo vicino nel tempo, perché, lo sappiamo, porterebbe con sé l'obbligo della fedeltà, di una fedeltà puntuale, di una fedeltà documentaria, una fedeltà che non si potrebbe alterare in nessun particolare, in nessun dettaglio. Ma l'epoca delle azioni raccontate non può neppure risalire troppo indietro nel tempo. In questa seconda situazione, i modi di vivere, le abitudini, gli stili di comportamento sarebbero troppo lontani da quella che Tasso, con un'espressione sappiamo che è diventata memorabile, chiama la maestà dei nostri tempi. Al tempo dei poemi omerici si poteva accettare, senza nessun imbarazzo, senza nessun fastidio, che una principessa come Nausica andasse a lavare i panni con le serve vicino al mare. Questa maniera di vivere però sarebbe sgradevole per la sensibilità contemporanea. Cozzerebbe con usi, con abitudini ormai vigenti e, come dire, ostacolerebbe, disturberebbe la serietà del racconto. Esiste poi un altro modo di intendere e di rispettare il decoro. E questa questione, questa seconda questione, non riguarda solo, per così dire, i comportamenti sociali o le consuetudini di buona condotta. Questa seconda questione tocca un punto ancora più capitale, che in qualche modo mette in gioco le radici stesse dell'epica, mette in gioco le proprietà del suo linguaggio e soprattutto la natura speciale e magnifica dei personaggi che le danno vita, consistenza, realtà.